atteso appuntamento con l'ex sindaco di Fano Stefano Guzzi. Buonasera Guzzi. Buonasera Simona, buonasera a tutti i telespettatori. Dunque, i nostri telespettatori questa sera potranno inviare messaggi rilasciandoli un saluto, facendo commenti, dando suggerimenti, come sempre inviando un messaggio anche tramite WhatsApp al 338 49 68 250 che vedete anche in sovrimpressione. Innanzitutto, come ha trascorso questa estate, queste vacanze? Ricordiamo che lei dopo i 10 anni, insomma, da sindaco ora è un coltivatore diretto, per cui la politica è una passione. La politica è una passione che non deve essere un lavoro, come purtroppo spesso avviene per molti, la continuo a fare. Oltretutto io sono consigliere comunale, quindi partecipo attivamente alla vita politica ed istituzionale di questa città e mi fa piacere farlo, ma al di là di questo è una passione che ho sempre avuto, quindi seguo le vicissitudini fanesi come seguo quelle nazionali e purtroppo i tanti problemi che sono sotto gli occhi di tutti ogni giorno, non tanto a Fano, ai noi, ma a livelli generali, che mi preoccupano anche molto. Certo. Anche questa sera nel nostro telegiornale abbiamo parlato del caso Davide Rossi, una polemica, lo ricordiamo, nata dai consiglieri di Progetto Fano, Aramis Garbatini e Alberto Santorelli sabato scorso. Lei, se non ricordo male, è venuto a conoscenza di tutte queste polemiche appena rientrato dalle vacanze. Ma guarda Simone, prima mi hai detto se ho fatto le vacanze, io non ho fatto le vacanze, no. Ho sempre, diciamo, dato una mano a mio figlio nell'azienda agricola tutta l'estate, perché è lui il coltivatore diretto più che io, l'azienda è sua. Diciamo così, e sono stato fuori 3 giorni a Stoccolma con mia moglie, venerdì, sabato e domenica, rientro lunedì e vedo questa cosa che mi ha un attimo così meravigliato, ma non meravigliato perché chissà che notizia sia, niente di che, però non mi aspettavo una iniziativa di una polemica di questo genere, pensavo un po' a una bufala, vedo che non è una bufala perché stasera stessa ho assistito prima di questo momento al vostro telegiornale dove appunto Davide Rossi parlava di un incontro, accordo che in qualche modo ha avuto con l'attuale sindaco per questo suo impegno, questo suo eventuale incarico che pare che il sindaco non ha avuto poi la forza di portare avanti, ma io prendo atto di quel che sta avvenendo, non è che io c'entri qualcosa in questa situazione. Non mi meraviglia più di tanto, sono 10 anni che continuamente c'è questa vicissitudine che in qualche modo riguarda, diciamo, Davide Rossi da quando era mio assessore, quando poi è stato vicepresidente della provincia. Che c'entra? Chiunque fa politica in qualche modo spesso viene preso sotto l'occhio attento, diciamo, dell'istituzione o dell'opinione pubblica, come normale che sia. Anzi, a me pare che Davide Rossi sta comportando anche in maniera molto dignitosa in queste ore. Ecco, ma alla luce di tutto quello che è successo, lei al posto dell'attuale sindaco di Fano Massimo Seri, che cosa avrebbe fatto? Rossi dice, insomma, che lo ha poco tutelato, si aspettava una presa di posizione più forte da parte di Seri. Allora, guardi, intanto devo dire una cosa, che il ruolo di segretario del sindaco, di capo gabinetto del sindaco, è un ruolo molto importante. Io, appena mi sono insediato nel 2004, non ho cercato esternamente questa figura, perché ho ritenuto più utile proprio, diciamo, avere la disponibilità di un qualche funzionario interno che mi era amico, del quale avevo conoscenza e stima, e sapendo che questa stima sarebbe stata reciproca, io a suo tempo scelsi l'amico Francesco Giovannelli, che oggi oltretutto è andato in pensione, beato lui, e è stato con me al mio fianco come capo di gabinetto per tutti i miei primi 5 anni, poi dopo appunto lui andò in pensione e in quel caso gli ultimi anni capo di gabinetto è stato il dottor De Leo, Giuseppe De Leo, oltre ad essere stato direttore generale del comune, anche capo di gabinetto, segretario personale del sindaco. Diciamo che non ho ricercato all'esterno queste figure, ma nel momento che un sindaco sentisse l'esigenza e il bisogno di cercare all'esterno questa figura, è una cosa che è prevista per legge. Lo si può fare tranquillamente, la persona che viene scelta terminerà il suo lavoro, il suo mandato quando terminerà il sindaco, quindi non diviene un dipendente del comune ma un collaboratore, in questo caso il sindaco farà le sue scelte come riterrà opportuno. Io spero che la prossima scelta che vorrà fare non scateni tutte queste polemiche come è avvenuto in questo momento, perché credo che non aiuti, non è il sindaco né l'amministrazione, ma credo proprio che non aiuti la città più in generale. Ricordiamo anche che Rossi è stato un cofondatore della lista civica La Tua Fano, tra voi c'è stato un rapporto di amore e odio con delle vicende poi finita anche in tribunale. Quindi... Allora, non è amore e odio, sono state vicissitudini. Davide è stato con me uno dei fondatori della mia lista civica e uno dei protagonisti della vittoria del 2004, poi è stato mio assessore e poi una serie di vicissitudini, adesso non stiamo qui a ripercorrere queste cose che non interessano a nessuno, una serie di vicissitudini politiche interne alla lista civica, quindi non è stato tanto un problema con me più di tanto.
tanto in quella fase, ma più di rapporti interni alla lista civica. In molti, insomma, mi hanno chiesto il fatto di allontanarlo per una serie di questioni che non legavano più con il resto della lista civica. Io l'ho fatto, questa cosa, credetemi, neanche molto a cuor leggero, perché comunque dispiace quando si deve, diciamo così, allontanare un collaboratore sapendo che in qualche modo poi diviene un avversario. E sai, gli avversari, meno ce n'è e più siamo contenti tutti. Ecco, pare, ripetiamo, pare che il sindaco stia pensando di nominare Renzo Brunori anziché Davide Rossi, uno interno al comune, ma sono sempre voci di corridoio, quindi vedremo anche nei prossimi giorni come Renzo Brunori io lo conosco come dipendente comunale, un buon dipendente comunale. Io ogni volta che ho avuto nei miei 10 anni di sindaco bisogno di, diciamo, un confronto con questa persona, è stato sempre disponibilissimo e anche, devo dire, capace nel suo fare. Quindi non ho mai sentito questa cosa, la sento da te per la prima volta, quindi se così fosse gli faccio gli auguri di buon lavoro. Che devo dire, non lo so, sinceramente neanche mai sentita questa cosa. Bene, vorrei leggerle il primo messaggio che è arrivato in redazione da parte di un nostro telespettatore. Aguzzi rimarrà uno dei migliori sindaci di Fano, rifacci avere il nautofono. Un saluto, Fabrizio di Fano. Insomma, allora, questo nautofono è nel cuore di molti fanesi. Non se ne, allora, io non ho avuto, è inutile dire, la capacità durante il mio mandato di ripristinare questo servizio. Però comunque nelle intenzioni in qualche modo c'era anche un percorso portato avanti. Ecco, come per tante altre cose, non se n'è più sentito parlare da quando si è insediata questa amministrazione. Quindi non voglio dare colpe o non prendermi le mie responsabilità. Dico solo che, come per tante altre situazioni, non se ne parla più di questo problema. Siamo tutti fiduciosi in attesa di un qualcosa, insomma. Noi questa sera... E rispetto al miglior sindaco, io dico solo che ognuno mette in campo del proprio meglio nella propria vita e nel proprio ruolo. Io ho cercato di farlo, non pretendo certo di essere il miglior sindaco, ho cercato di fare il buon sindaco, spero di esserci riuscito. Nel corso di questa puntata in diretta, lo ripetiamo, vi faremo vedere delle interviste che abbiamo realizzato ai fanesi. Cominciamo a sentire le prime, abbiamo chiesto qualche parere su di lei, sentite. Sindaco Aguzzi. Serri no. Quindi se dovesse ritornare, insomma, sarebbe contento. Io sarei contento, contentissima, no, di Serri. Lei invece? Non ho nessun parere. Avremo sindaco Aguzzi appunto in diretta. C'è qualcosa che vorrebbe dirgli? Vecchio sindaco. Sì, esatto. Io mi sono trovato bene con la sua amministrazione. Spera in un suo ritorno? Come no, molto volentieri. Se il sindaco, l'ex sindaco Aguzzi, si dovesse ricandidare? Si farebbe un pensierino, magari. Se dovesse ritornare l'ex sindaco Aguzzi a ricandidarsi? Oddio, che domanda. Difficile in questi periodi, anche perché sono nella zuppa e pan bagnato. Cioè, quindi, che dovesse essere contento se lei si ricandidasse alle prossime elezioni. È tra le possibilità, ci sta pensando? Guarda Simone, io faccio politica da molto tempo e sono anche persona di buon senso. Allora, partendo dal buon senso, ti dico che è indubbiamente prematuro parlarne. Certo. Parlando da politico, ti dico che se anche fosse nei miei pensieri, assolutamente non lo direi ancora, perché si scatenerebbero subito tutti gli avversari domani cercando di tagliarmi le gambe. Quindi, insomma, non è una risposta completamente negativa. Vedremo che cosa succederà. Dunque, continuo a leggere altri messaggi perché stanno arrivando continuamente. È possibile ricompattare il centrodestra? Giancarlo Danna potrebbe essere la figura giusta. Ecco, parlando anche di elezioni a proposito, che cosa è successo? Perché il centrodestra, secondo lei, ha perso? Allora, intanto, partiamo dal presupposto che io storicamente, non appartengo ad un partito di centrodestra e non sono iscritto ad alcun partito, né di centrodestra né di centrosinistra, e la mia storia non viene dal centrodestra. Io, diciamo, che ho colto nel 2002, 2003, 2004 l'esigenza di dare un ricambio di governo a questa città, che era governata dal centrosinistra storicamente. E ho creato la lista civica insieme ad un gruppo di amici, la tua Fano, e ho cercato la collaborazione e l'alleanza con chi si contrapponeva in quella fase al centro-sinistra, quindi con le varie forze di centrodestra. A suo tempo c'era ancora Alleanza Nazionale, c'era Forza Italia, ma c'erano anche altre forze, UDC, eccetera. Vincemmo quella sfida, ci riconfermarono la fiducia i cittadini alla grande nel 2009 e la coalizione lavorò. Negli ultimi 2 anni,
tra crisi economica generale che si era nel frattempo instaurata e creata purtroppo, e una serie di difficoltà che sempre di più attanagliavano i comuni e una certa litigiosità interna alla mia maggioranza e anche alla mia lista civica, crearono le condizioni per una diaspora molto forte. Quindi noi, diciamo così, ci siamo meritati un anno e mezzo fa una sconfitta che abbiamo cercato. Quindi non ha vinto il centro-sinistra, abbiamo perso noi, nel senso ha perso la mia coalizione. Il centrodestra ha presentato, diciamo così, tre candidati diversi in tre coalizioni diverse, quindi giustamente non è neanche andato al ballottaggio, ma questo era, diciamo così, nelle cose ed è, come dico, era giusto così in quella fase. Ricompattare il centrodestra. Il centrodestra Fano non riuscirebbe a vincere, così come centrodestra. Non si tratta né di Giancarlo Danna, né di Tizio, né di Caio. Il centrodestra di per sé a Fano non riuscirebbe a vincere. Nel 2004 si è vinto perché si è creata una ampia, grande coalizione comprensiva dei partiti di centrodestra e di una serie di liste civiche. E in quel modo, diciamo, si è scavato consenso anche nel centro-sinistra storico. Ecco, una fase così non so se sia o meno ripetibile. Certo che potrebbe essere l'unico modo, comunque, una riedizione, diciamo, sulla traccia di quella portata nel 2004, non dico che deve essere uguale o simile, però su quella traccia unire tutte le forze che sono in questa fase all'opposizione, con un civismo diffuso nella città. Oggi la gente sempre di meno sta dietro a un partito, con molte buone ragioni, ai noi, perché era molto meglio quando la gente ci credeva nei partiti, era molto meglio. Purtroppo oggi la politica non dà un bello spettacolo e la gente crede sempre meno ai partiti. Quindi la gente vuol vedere chi c'è, che si candida, per cosa, con quali idee, ma soprattutto anche chi è quella persona. Perché tanto una città come Fano non è che siamo a New York, ci conosciamo tutti. Quindi la gente, quando una persona si candida, sa già chi è. Se ci crede, gli dà fiducia, lo conosce, sa che è una persona seria, può premiarla, altrimenti non la vota. Ecco, quindi a Fano si potrebbe provare, diciamo così, da quei prossimi anni, perché comunque c'è un'amministrazione che ha un anno e mezzo, che governa, che ha ancora tre anni e mezzo davanti, si potrebbero creare di nuovo queste condizioni, ma parlare, tra virgolette, di schiettamento di centrodestra e centrosinistra non sarebbe vincente per un'alternativa e non so se poi sarebbe vincente o meno per l'attuale centrosinistra, che non sta dando sinceramente un bello spettacolo, però non credo ad una edizione così schematica, centrodestra centrosinistra, ma credo invece in una proposta credibile di qualcuno che conosce bene la città, vuol bene per davvero a questa città, riesce a mettere in campo le forze necessarie e sufficienti per governarla bene e dare fiducia alla gente. Questo è un progetto che potrebbe vincere e che mi potrebbe anche piacere, però i presupposti attualmente ancora non ci sono dal mio punto di vista. Bene. Vorrei fare con lei un passo indietro, ritorniamo al caso di Davide Rossi perché è pronta un'intervista che fece la nostra redazione nel 2008, massimo all'inizio del 2009. Abbiamo estrapolato un pezzo di questa intervista, guardiamo insieme. Assessore Rossi, la tua Fano l'accusa di eccessivo protagonismo, come risponde? Ma io un protagonismo credo di non averlo avuto più di tanto, io semplicemente ho ritenuto che fosse giusto che su temi fondamentali, come il piano regolatore per esempio che in una città si fa una volta ogni 20 anni, o come sull'azienda unica dei servizi che addirittura è un'operazione che si fa una volta ogni 100 anni, io credo che sia doveroso per ogni assessore, indipendentemente dalla delega che ricopre, esprimere una posizione. Siccome le deleghe me le ha conferite il sindaco, è lui che eventualmente mi deve revocare. Quindi io rimango al mio posto, il sindaco ieri nella votazione si è astenuto, quindi non ha votato né a favore mio né contro di me, si è riservato alcuni giorni per meditare, per decidere. Ecco, io finché lui non mi ritira la fiducia rimango a fare il mio lavoro e ritengo che attendo insomma che il sindaco si assuma la responsabilità di una qualche decisione. Se la ricorda questa intervista? Sì. Insomma, Rossi uno che prendeva spesso la propria posizione. È sempre alla ribalta della cronaca. Sì. Comunque adesso a parte le battute, sì, ma lo ha già accennata prima questa cosa, senza sapere che avreste mandato questa intervista. Nel senso che quella è la fase quando Rossi era mio assessore nella mia prima amministrazione, sarà stato l'anno, credo, 2006, adesso non so se sbaglio di un anno, 2006 forse. E appunto, come ha detto appena adesso Rossi, l'abbiamo sentito, c'è stata una votazione, la votazione si riferiva a una votazione
competizione interna tra gli iscritti della mia lista civica alla Tuafano, che su proposta di molti, compreso l'allora segretario, mi chiedevano le dimissioni di Rossi. Io in quella votazione mi sono astenuto perché volevo che altri mi indicassero quale fosse la strada e prevalse, diciamo, non mi ricordo neanche nei numeri, ma prevalse con una certa maggioranza comunque la linea di chiedere le dimissioni di Rossi. Io ancora in quel momento non l'avevo fatto e abbiamo appunto ascoltato Davide dire: a questo punto attendo cosa farà il sindaco. Il sindaco, tirato molto per la giacca da diversi esponenti della lista civica, a suo tempo decise per quella revoca di deleghe. Guardate che la revoca di delega a un assessore, seppur dolorosa, perché comunque dispiace sempre revocare, diciamo, un collaboratore a quale si è date fiducia, eccetera, poi c'è sempre un rapporto anche di amicizia personale, quant'altro, che conta, per me perlomeno conta, è abbastanza normale, eh? Cioè, a Roma si stanno avvicendando assessori su assessori, Marino li cambia di continuo, ha già cambiato giunta 3 volte, mi pare che il presidente della regione Sicilia, Crocetta, abbia cambiato 30 assessori in 3 anni, cioè, adesso quello è esagerato, significa che non riesce a governare, sarebbe bene che andassero a casa. Nel mio caso, ecco, era stata un'esigenza in quel momento venuta avanti attraverso la mia lista civica. Cosa devo dire, col senno del poi forse era meglio pensarci un po' di più, probabile, così come è stato anche per altri assessori, poi anche nella mia seconda amministrazione, alla quale ho chiesto la revoca appunto su indicazione di alcuni partiti. Se, col senno del poi, molte cose nella vita si farebbero in maniera diversa. Io ho imparato una cosa però, a non pentirmi mai di quello che faccio nella vita. Quante volte, guardando indietro, si dice: ma era meglio se facevo in maniera diversa. Ma era meglio se facevo in maniera diversa, fa parte della vita, eh? Cioè ogni giorno prendiamo decisioni, ogni giorno facciamo cose. E come facciamo a sapere prima se sono sempre le cose giuste? È un cammino di vita che ti porta a fare esperienza, quindi se mai dovrò rifare il sindaco vedremo se gli assessori rimarranno sempre quelli o se li cambierò ancora. Questa ovviamente è una battuta, dico solo che era una fase indubbiamente dolorosa quella, che poi è continuata con una serie di polemiche, perché poi Davide Rossi lo conosciamo tutti, lo dico sinceramente con simpatia, è anche un tipo un po' tignino, nel senso non è che se le scorda poi le robe, e allora mi ha fatto una forte opposizione, ci siamo anche querelati in qualche modo, oltretutto l'ultima querela ha avuto anche ragione lui dal tribunale, quindi ecco, in buona pace ho dovuto anche pagare l'avvocato. A proposito di no, lei... ma detto questo, sono cose, ecco, spero che non ci siano più, anche perché poi venire alle querele è sempre sbagliato, quindi spero che non dovrà più succedere. Assolutamente, a proposito di deleghe, anche Seri sta pensando ad un rimpasto, no, per il prossimo settembre, quindi mancano pochi giorni e possiamo dire così anche un piccolo consiglio che vuole dare lui, sarà un po' di polso? Beh, però dopo dipende dalle cose, vedi, torniamo a Rossi, nella fase di Rossi c'era un'incongruenza interna alla mia lista civica, cioè dentro il partito al quale lui apparteneva, e in questo caso anch'io appartenevo, c'era, diciamo, un giudizio su di lui non positivo in quel momento, per alcuni suoi comportamenti, non entro nel mezzo, tantomeno voglio rivangarli. E conseguentemente mi hanno chiesto le sue dimissioni, cioè non era un problema tra partiti nella coalizione, era una questione interna di una forza politica. A me pare che i problemi oggi che l'attuale sindaco si ritrova all'interno della sua maggioranza siano molto maggiori, ma soprattutto c'è una differenza enorme, nel senso che io prima ho detto che un anno e mezzo fa il cosiddetto centrodestra, la coalizione che ha governato con me 10 anni, diciamo così, si chiamava Uniti per Fano a suo tempo, ha perso perché si è divisa. Noi gli ultimi 2 anni abbiamo litigato parecchio, la città se n'è accorta e non ha voluto votare quelli che stavano litigando, e secondo me hanno fatto bene a non votarci in quella fase. Seri e l'attuale amministrazione da un anno e mezzo neanche che sta governando, quindi dopo un anno e mezzo dalle elezioni, un'amministrazione, soprattutto una nuova amministrazione che è tornata a governare dopo 10 anni d'opposizione, quindi dovrebbe essere nel massimo del suo splendore, dovrebbe essere nel massimo del suo entusiasmo, dovrebbe essere nel massimo del suo fare a favore della città. Stanno sempre chiusi dentro il palazzo a litigare tra di loro, a cercare chi farà il presidente del consiglio, chi farà, ma allora se quello non può fare il presidente del consiglio bisogna che fa l'assessore, ma gli assessori sono già 6, allora uno va sostituito, no, ma allora facciamone uno in più. Io l'altro giorno ho detto che questa è una maggioranza già alla frutta, dopo aver appena assaggiato l'antipasto, ma temo che sia vero, perlomeno in quello che danno a vedere. Spero che potranno fare meglio in futuro, anche perché io vivo in questa città come tutti gli altri fanesi, se un'amministrazione governa bene è meglio per tutti, sono contento anch'io. In questo momento non è che governano male, non governano, cioè non si capisce dove vanno a parare, discutono tra loro, discutono soprattutto nelle segrete stanze, dettano, diciamo,
condizioni, ad esempio prendi la questione indipendentemente di come ognuno la pensa, della corte malatestiana. Si prende, si chiude un luogo meraviglioso dove saranno sempre fatti spettacoli bellissimi che facevano così risplendere proprio la nostra città anche verso il turismo, verso i turisti e quant'altro, la si prende, la si chiude, la si sposta in un altro posto. Se c'è qualcuno che protesta, quello non capisce nulla di cultura, ma cosa ne vuoi sapere tu, siamo noi che sappiamo le cose. Cioè la cultura, la politica di pochi, per pochi, quando gli altri devono semplicemente fare da spettatori e magari stare anche zitti e non disturbare. Questa è un po' la concezione del centro-sinistra storicamente in questa città. Ecco, lo hanno subito riproposto appena dopo un anno della loro rielezione. Non è utile, spero che capiscono questo limite e che possono un po' cambiare atteggiamento in prospettiva. Guardiamo allora, andiamo avanti, proseguiamo con le altre interviste che abbiamo fatto ai Fanesi. Era meglio quello di Aguzzi, per me. Poi dopo non me ne intendo molto, però per me era meglio. Di dov'è lei, signora? Io sono qui in questa strada qua, di Bellocchi. Quali differenze ha trovato? Non gli so dire quale differenza, però lo vedevo molto più attivo, Aguzzi. Nessuna differenza. Le bughe c'è nelle bughe armane. Anche altri problemi ha notato che sarebbero invece da risolvere? Ah, ce n'è di problemi. Ma tutto sommato. Ecco, ad esempio il degrado, l'incuria? No, non è che... Ma a me non mi importa niente, io sono pensioni. Tutti si lagnano di queste buche, ma tanto se non ci sono i soldi, già che siamo tartassati, abbiamo messo tutti i soldi nella casa, e tutte queste tasse, cavoli, bisogna lavorare per la casa, quasi quasi dico era meglio un appartamentino. Buongiorno, una domanda in merito agli eventi. Vi siete trovati meglio quando all'amministrazione insomma c'era sindaco Aguzzi oppure sindaco Seri? Sugli eventi che cosa ne pensate? Non è di Fano, neanche voi, lei sì. Aguzzi senza ombra di dubbio, sì, sì, sì. No, quest'anno Fano era un mortorio, veramente. In merito agli eventi si è fatto poco nel 2015? Niente, non si è fatto niente. Poi per i bambini ancora di meno. Ecco Aguzzi, di questa stagione turistica che cosa ne pensa? Fano quest'estate ha avuto un cartellone un po' povero, d'altronde poi Pesaro ha fatto delle scelte azzeccate con la notte delle candele, con il sole che splendeva sempre sulla città di Rossini. Allora, qui si potrebbe anche sparare sulla Croce Rossa, ma non voglio farlo perché voglio cercare di essere costruttivo. Fano storicamente, e io lo dico da fanese, cresciuto a Fano, nato a Fano, vissuto a Fano, cresciuto a Fano, era la città un po' dormitorio negli anni 70, negli anni 80, chi ha la mia età lo sa benissimo, si prendeva, si andava a Cattolica, si andava fuori Fano, a Fano diciamo non c'era una qualche attrattiva per i giovani. E così era anche quando io mi sono insediato a sindaco. Non voglio dire che a Fano non c'è nulla, non c'era nulla, ci mancherebbe altro, poi tutto è relativo, no? Secondo anche dei propri gusti, le proprie preferenze, eccetera. Però, diciamolo, Fano non era certo una città adatta all'intrattenimento per i giovani, a invogliare, diciamo così, le persone a venire in questa città da fuori e quant'altro. Dal 2004 in poi, io non voglio adesso star qui a vender fumo perché poi tutto è stato difficile, però abbiamo cercato in qualche modo come amministrazione durante i miei 10 anni, soprattutto i primi, per incentivare l'attività di questa città, per invogliare le persone, non dico tanto solo turisti, ma anche persone diciamo da altre città a venire a Fano, a visitare Fano. E devo dire, questo però lo si vedeva tranquillamente, non è che lo dico io perché sono chiamato in causa, che c'è stato questo cambiamento, questa maggior popolarità, maggior attrattiva di Fano verso il resto della provincia, della regione e anche verso il turismo più in generale. Molte iniziative, alcuni locali, adesso non sto qui a voler fare pubblicità dei locali, ma alcuni locali che prima non esistevano, che noi abbiamo, diciamo così, autorizzato e incoraggiato a insediarsi, come il Calamaro, lo Chalet del Mare, eccetera. Aver fatto diversi piani spiaggia, ad esempio, aver in qualche modo incentivato l'attività balneare durante l'estate, aver creato dei regolamenti, delle opportunità per poter fare musica e spettacoli fino a ore più tardi. Un problema grosso che io ho avuto, sinceramente, era le persone che venivano, tra virgolette, disturbate a volte, anche
con delle buone ragioni, da alcuni schiamazzi, da alcuni locali sul lungomare che davano magari fastidio fino a tarda ora. Ma poi abbiamo inventato le cose, abbiamo ripristinato l'Affanno dei Cesari, che è piaciuto tantissimo. Poi quando non siamo più riusciti a fare alla grande, diciamo così, l'Affanno dei Cesari, abbiamo ripreso l'attività del carnevale estivo. Abbiamo portato avanti alcune iniziative come la Notte Bianca, poi ha avuto quella situazione molto problematica di quella violenza su quella giovanissima ragazza che ovviamente, e lo sappiamo, poteva avvenire in qualsiasi altro orario, in qualsiasi altro giorno, è avvenuta la sera della Notte Bianca, che ci ha fatto un po' ripensare quell'evento. Allora, quello che ci vantavamo noi negli anni 2007, 2008, 2009, 2010, eccetera, era quello che mai visto quanti pesaresi vengono a Fano? È vero, c'era questa cosa, si andava a spasso per il corso la sera quando c'erano i negozi aperti d'estate e si incontravano persone di molte altre città, non turisti, ma che la sera uscivano e venivano a Fano. Come un tempo noi andavamo a Senigallio a Cattolica, venivano a Fano, da Urbino, da Gubbio, da Fossombrone, ma da Pesaro stesso e quant'altro. Ecco, l'anno scorso la nuova amministrazione si è insediata, ha un po' ereditato quello che noi avevamo già predisposto, sono rimaste alcune iniziative estive e quant'altro, e hanno comunque sempre detto che avrebbero creato nuove iniziative. Io ho sentito il vice sindaco Marchegiani più volte dire che avrebbero ripristinato la Fano dei Cesari, tant'è che l'hanno inserita anche proprio nei programmi stampati, nelle locandine, inviate anche magari nelle fiere all'estero e quant'altro, e dire che comunque è una manifestazione importante. A me sinceramente faceva un po' anche strano, perché sono sempre stato criticato io dalla sinistra perché avevamo ripristinato la Fano dei Cesari, che a loro non piaceva. Dico, Tom, mi fa piacere vedere che il vice sindaco, che è del PD, dice che farà la Fano dei Cesari. Ecco, poi si arriva durante l'estate, è vero che i soldi non ci sono, è vero che è difficile, io lo so benissimo, e sono cose reali le difficoltà che vivono i comuni, compreso Fano. Però da qui a non rifare per nulla la Fano dei Cesari, non rifare, sinceramente, questo mi ha scocciato, un carnevale estivo che costa anche poco, che dà una bella immagine della città ai turisti, attira gente su Fano, poi Fano è la città che non è che il carnevale solo inventa, ha il carnevale più antico d'Italia, quindi un'appendice estiva legata a quello invernale ci stava benissimo, poteva benissimo rimanere. Ecco, quindi no al carnevale estivo, no la Notte Bianca, no la Fano dei Cesari. Anche tutta un'altra serie di iniziative, diciamo così, sono un po' tutte state di serie B, tra virgolette, come la Notte Rosa, sì, è stata vissuta, c'è stato un minimo di movimento, ci mancherebbe altro, tutto è positivo, però non è stato quell'elemento che ha caratterizzato la città, che ha attirato su Fano l'attenzione della provincia, ha attirato su Fano l'attenzione di chi magari invece di andare a dormire quella sera ha fatto una passeggiata per il Lido, ecco, ma più o meno a questo si è limitato. Quindi indubbiamente un'estate deludente sotto il punto di vista degli eventi, ma non è che lo dico io, lo dicono tanti fanesi, ma lo dicono anche tanti turisti che venendo a Fano chiedono cosa c'è in questa città, cosa c'è di caratteristico. Sinceramente si ha difficoltà anche a dargli una risposta. Si è avuto difficoltà anche a dargli una risposta. Ha parlato appunto di carnevale, secondo lei rischiamo di perdere anche quello invernale, visto le polemiche tra l'ente carnevalesca e i carlisti? Seri dice che metterà tutti attorno ad un tavolo, secondo lei come andrà a finire? Allora, io sinceramente, come sia nata questa situazione tra carnevalesca, carristi, amministrazione eccetera, non lo so, non lo posso sapere, ma non lo so sinceramente, la assisto un attimo leggendo le pagine dei giornali o vedendo i vostri telegiornali, me ne dispiace ovviamente, perché la carnevalesca è un ente importantissimo per portare avanti e svolgere le iniziative e questa particolare iniziativa nella città. I carristi sono degli artisti unici e irriproponibili, se smettessero di fare questa attività, quindi fondamentali per portare avanti questa esperienza anche nei prossimi anni. Ecco, io voglio sperare, non so cosa ha portato questa situazione, voglio sperare che al di là del sindaco, non sindaco che faccia da piacere, si trovi una sintesi per poter riproporre un buon carnevale anche il prossimo anno e continuare questa tradizione storica, antica, bellissima di questa città, che è caratterizzante per Fano, ma attira anche tanto pubblico da fuori, che magari non è che viene a Fano solo per quel fine settimana a vedere il carnevale, viene a Fano, nota una città bella, storica, artisticamente, culturalmente, monumentalmente, che magari li ispira poi a ritornare anche durante l'estate in altri momenti. Ecco, a proposito di eventi, vi leggo un messaggio che è arrivato poco fa alla nostra redazione, cui in parte poi lei ha già risposto. Secondo lei come mai a Fano non riusciamo ad avere un evento degno di questo nome al di fuori del Fanogeno?
jazz. Non è inoltre un peccato non poter godere di alcuni scenari come la corte malatestiana e la rocca? Ecco, a proposito di Fanno Jazz, cosa ne pensa? Allora, Fanno Jazz è stata storicamente una bella esperienza di questa città e a testimoniarlo è il fatto che ogni amministrazione che si è susseguita negli ultimi 20 anni ha sempre mantenuto, diciamo, il supporto a questa iniziativa. Quindi non è che finiva un sindaco e ne arrivava un altro, certo, e cambiava il Fanno Jazz. Il Fanno Jazz è rimasto sempre. Quindi vuol dire che è un'iniziativa positiva, esatto, e che tutti capiscono che è positiva. Noi l'abbiamo sostenuta come amministrazione, anzi io sono stato il sindaco che per la prima volta ho istituito una convenzione triennale con il jazz, cioè con il direttore artistico Pedini, l'amico Pedini, nel senso che abbiamo firmato una convenzione alcuni anni fa dove dicevamo che noi avremmo sostenuto quell'attività per i prossimi 3 anni. Come dire, lui poteva programmare fino a 3 anni le sue attività, quindi era molto agevolato in questo, magari contattando anche artisti, non potevano venire quest'anno, li prenotava per l'anno successivo, eccetera, perché la convenzione l'abbiamo fatta divenire triennale. Il contributo è stato sempre un contributo sostanzioso. Il contributo dopo il carnevale diciamo gli si dava di più all'ente carnevalesca per organizzare il carnevale invernale. Dopo il carnevale quell'evento più costoso era indubbiamente il Fanno Jazz, però meritandolo secondo me. Ecco, quest'anno la scelta dell'amministrazione è stata di aumentare di molto quel contributo al Fanno Jazz, togliendolo praticamente a tutte le altre iniziative. Ecco, io credo che ci sia stato uno sbilanciamento. Pur rendendo merito alle iniziative del jazz, c'è stato indubbiamente uno sbilanciamento unico a favore di quel settore, togliendolo di fatto tutte le altre iniziative. Non è una cosa, secondo me, indovinata. E sugli eventi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. A fra poco. Cari telespettatori, ben ritrovati in diretta con l'ex sindaco di Fanno, Stefano Guzzi. Buonasera nuovamente. Buonasera di nuovo. Allora, vi ricordo anche che subito dopo di noi andrà in onda una puntata speciale a grande richiesta di viaggio nella nostra memoria dedicata all'Alma Juventus Fano, stagione 1980-1981. Dunque, vi ricordo anche che potete inviare messaggi anche tramite WhatsApp alla nostra redazione, il numero che vedete sempre in sovraimpressione. E leggo subito un messaggio. Per favore, chiedete ad Oguzzi se si ricorda dei fanghi che ha portato a Ponte Sasso. Dovevano rimanere pochissimo e invece sono ancora qui. Ricordo benissimo, perché è stata una delle decisioni indubbiamente più sofferte, ma forse anche più necessarie, che io ho dovuto, diciamo così, sostenere nei miei 10 anni da sindaco, nel senso che il porto di Fano, che io ritengo una realtà fondamentale per lo sviluppo economico della nostra città ed occupazionale, perché lì si lavora su pesca, turismo e cantieristica, quindi un po' tutta l'essenza delle attività che si svolgono nella nostra città. E io, diventando sindaco nel 2004, ho trovato un porto che già aveva problemi di fanghi, nel senso di navigabilità, molto minori agli attuali, ma aveva problemi di navigabilità. Dal 2004 ad oggi, dico ad oggi perché ancora è così in questo momento, anche se pare ci sia qualche novità positiva, poi lo dico, ha avuto sempre problemi di dove poter portare i fanghi. Quindi il problema non era prelevare i fanghi o trovare i soldi c'erano, anche perché li dà la regione i soldi per dragare il porto. Il punto era dove portare i fanghi, e c'era sempre questo problema di navigabilità, proprio di pericolosità. E quante volte i marinai sono venuti, i pescatori sono venuti a protestare nel mio ufficio, sotto il comune, nella sala della Concordia, in molte occasioni, o a volte sono andato io a trovarli anche alla Comarpesca, in altre realtà dove appunto c'erano questi momenti di sofferenza e di polemica, giusta nel senso necessaria. Noi in 10 anni, pur senza aver risolto mai, perché la regione non ce l'ha mai risolto e ancora oggi non lo sta risolvendo, anche se pare qualche novità, ripeto, ci sia, non ha mai risolto il problema di dove portare i fanghi, perché spetta alla regione dire dove si devono portare i fanghi e autorizzarli. Il Comune di Fano, quindi la mia amministrazione, ha comunque garantito, con grande difficoltà e sofferenza, soprattutto con sperpero di soldi, dal punto di vista mio sperpero di soldi, perché sono soldi quasi buttati via volta per volta in quel modo, però necessari, abbiamo garantito la navigabilità del porto, con difficoltà, sempre con difficoltà, ma l'abbiamo sempre garantita. Abbiamo fatto 5 dragaggi d'emergenza. La prima volta li abbiamo portati nella discarica del Monte Schiantello, un costo enorme, piccole quantità, però pur di garantire l'ingresso e l'uscita dei pescherecci. Poi una seconda volta li abbiamo depositati in un deposito temporaneo all'interno dell'area del porto, un'area che è in concessione a Marina Group e che ancora appunto trova lì i fanghi, ci sono ancora lì. Poi un'altra volta si è posto il problema, non sapevamo dove portarli, li abbiamo di nuovo portati all'interno di Marina Group, rimpinguando quella piccola cassa di colmata che avevamo, diciamo così, creato.
avanti ancora negli anni, un anno, due anni, tre anni, quattro anni e così via, ogni anno si riproponeva lo stesso problema, non c'era modo di portarli in altri luoghi se non in un'area, e anche lì era a rischio perché non era mai avvenuto questo, nessuno l'aveva mai fatto, perché comunque era delicata la questione anche dal punto di vista autorizzativo, l'ASUR, l'ARPAM e quant'altro. Si potevano però portare, diciamo interpretando in un certo modo una normativa nazionale o regionale, non mi ricordo, all'interno di un'area, depositati temporaneamente all'interno di un'area di proprietà comunale che non fosse un'area agricola, quindi doveva essere un'area industriale o comunque di questo genere, anche al di fuori del porto. Ecco, noi cercammo questo sito e individuammo nel sito di, diciamo, Fantasy World, se vogliamo chiamarlo così, a Torrette, che è un'area di proprietà comunale che da piano regolatore, anche se è un campo, però da piano regolatore è previsto lo sviluppo artigianale anche, oltre che edilizio e quant'altro, da piano regolatore, quindi non è un'area agricola ma un'area di altro tipo, quindi adatta, e abbiamo lì creato, con tutte le attenzioni che ovviamente merita la situazione, quindi le precauzioni, teloni al sotto, sopra e quant'altro, un'area dove poter portare 10.000 metri cubi di fanghi per garantire la navigabilità. È stata, ripeto, una decisione molto sofferta, molto contestata dalle popolazioni di quei luoghi, anche perché pompata dalla loro opposizione, si è detto che noi inquinavamo tutto alla parte sud del Metauro, che facevamo morire tutti, che cose di questo genere. Io ho sempre detto, guardate, capisco la difficoltà, capisco anche il dubbio che magari possa essere un qualcosa di... Quelli sono fanghi che non hanno una loro, diciamo così, negatività, se ben tenuti e ben stoccati, che non saranno altro che un mucchio di terriccio in mezzo a un campo. Io usai proprio, mi ricordo, alla chiesa di Torrette, nella sala della chiesa di Torrette, durante una molto animata iniziativa con i cittadini, io dissi alla fine, un po' scherzando, un po' ridendo, c'era poco da ridere in quel momento, alla fine voi vedrete, gli dissi, che non sarà altro che un mucchio di terra in mezzo a un campo. Ecco, noi se oggi andiamo a Torrette, che se ne possa dire, ci possiamo andare anche insieme domattina, quello è un mucchio di terra in mezzo a un campo. Certo, se non c'è è meglio, e infatti dovevano stare lì solo un anno. Poi, era l'ultimo anno della mia amministrazione, non c'era ancora la disponibilità di portarli alla cassa di colmata di Ancona e quindi si ripropose una proroga di un altro anno. Proroga che è già scaduta e l'attuale amministrazione, che era quella che mi contestava a me nel momento di portarli lì, ha prorogato ancora per un altro anno. Perché, come non lo sapevamo noi, non lo sanno neanche loro dove poterli portare. Allora, adesso cosa sta avvenendo? Continuando a dragare una volta 5.000, una volta 6.000, una volta 10.000, a dragare, diciamo, il porto in 10 anni 5-6 volte, noi abbiamo tolto da lì dentro quasi 50.000 metri cubi di fango, portato un po' in discarica, un po' a Torrette, un po' dentro il porto e così via. Togliendo tutti questi depositi, abbiamo avuto la fortuna, diciamo così, inconsapevolmente, di rimuovere quei fanghi che erano i maggiormente inquinati, cioè quelli che assolutamente non potevano essere portati in mare. Adesso parrebbe che da nuove analisi il fango che è rimasto abbia invece delle caratteristiche migliori di quelli che noi abbiamo rimosso a suo tempo e quindi parrebbe che siano adatti a poter essere in parte, non tutti, circa 20.000 metri cubi, smaltiti in mare. E l'attuale amministrazione giustamente sta cercando di, e credo di, sta ottenendo o abbia già ottenuto, le autorizzazioni per portarli in mare. Questa è una bella novità, nel senso che i fanghi rimasti dopo i nostri dragaggi sono adatti a portare in mare, quindi 20.000 o 25.000 metri vengono tolti, verranno tolti, speriamo, e portati in mare. Altri 40.000 dovrebbero andare in questa benedetta cassa di colmata che tutti stiamo aspettando da 5-6 anni, che non si finisce mai di fare in Ancona, questo non dipende da noi. In quella cassa di colmata andranno i 20.000 metri cubi che sono in parte a Torrette e in parte dentro l'area di Marina Group al porto, quindi presi, rimossi e portati a cassa di colmata, compresi quindi quelli di Torrette, e altri 20.000 che verranno scavati da dentro il porto. Come dire, in quel caso si andrebbe a sanare tutte le situazioni Torrette e Marina Group, dove ci sono i depositi già lì da qualche anno, e andrebbero dragati ulteriori 20.000 metri, quindi sarebbe un complessivo di 45.000 metri tolti da dentro il porto, sarebbe finalmente un bel dragaggio. E allora, avanti Giunta Serre, io su questo sono più che mai d'accordo, le condizioni le abbiamo create, voglio darvi una mano, quindi spero che riusciate a farlo, io certo voterò a favore ad ogni cosa che si può votare in questo senso. Benissimo. Dunque abbiamo tanti messaggi che ci arrivano, per cui le chiedo adesso di essere breve, così riusciamo più o meno a leggerne qualcuno in più. Fra poco manderemo in onda anche altre interviste realizzate ai fanesi. Allora, un altro problema molto sentito dalla città, le buche. Rosciano
strade da terzo mondo. Cosa intende fare l'opposizione per questo problema, visto che lei da sindaco per due mandati ha promesso per due volte la pavimentazione, l'asfaltatura insomma di queste strade disastrate? Qui proprio sono a Rosciano. Molte zone sono disastrate, ai noi nella nostra città, quella di Rosciano lì davanti all'asilo, quella zona lì, in modo particolare è vero, indubbiamente, come anche altre zone, ma quella sinceramente è molto rovinata. Il punto qual è? Quando io dicevo negli anni passati, ai noi abbiamo i soldi ma non li possiamo spendere, ai noi abbiamo i soldi ma non li possiamo spendere, venivamo sempre criticati dicendo ah, non siete capaci di governare, ci sono le buche eccetera. Ecco, oggi vediamo che non è che c'era una incapacità di governare, c'era purtroppo un divieto vero e ancora fortemente presente di poter spendere i soldi e di non poterli impegnare. Conseguentemente noi abbiamo ogni anno, da quando io mi sono insediato nel 2004, ogni anno fatto 1 milione all'anno di asfaltature, ogni anno, fino al 2009-2010. Poi quando è che c'è stato il rinnovone? 2012 mi pare, 2011? Marco, quando è che trasmettevi, quando è che trasmettevate queste cose 2012 qui? Era. 2012, mi ricordo le vostre trasmissioni, giustamente, no, con Nevone. Ecco, il 2012 noi avevamo il nostro 1 milione predisposto per le asfaltature, fece il Nevone, quel 1 milione andò tutto speso, 900.000 euro, per la rimozione neve, ripristino delle strade dopo il Nevone, i rami tolti dalle strade, il disastro che effettivamente avvenne in quel momento. Quindi nel 2012 saltammo le asfaltature. Ma nel 2012 il Nevone procurò un disastro alle nostre strade, quindi non solo noi non facemmo le asfaltature perché i soldi li avevamo finiti spendendoli per la neve, ma ci furono anche un sacco di buche in più perché il Nevone le aveva create. Quindi si aggravò di molto la situazione tra il 2012 e il 2013. Noi nel 2013 approvammo ancora 1 milione di asfaltature che iniziammo poi a fare nella primavera del 2014, quando ancora io ero sindaco, e parliamo di via Beltario, via Tognolo, via Einstein, a Bellocchi, iniziamo da quelle. Nel frattempo si è insediata la nuova amministrazione, ha sospeso quelle asfaltature, nel 2014 non ha fatto più neanche una, le ha finite di fare, poi ancora non ha finito sinceramente. Nel 2015 sono ancora le nostre asfaltature, quella di via Lelli, via del Ponte, via della Selva, via del Giardino, via De Borgarucci, via Giordano Bruno, quelle che ha finito e sta facendo ancora in queste ore. Doveva esserci la strada delle Cerquelle su a Carignano, che so che non l'hanno fatta ancora. Ma infatti non so perché non la fanno quella, dovrebbero fare quella. Sono ancora le nostre asfaltature, quelle che le stanno facendo adesso, l'hanno appena finite. Quindi vuol dire che noi abbiamo saltato un anno perché c'è stato il Nevone. Si è insediata una nuova amministrazione, non ha ancora messo un centesimo di soldi per le asfaltature e si vantano anche di aver fatto le asfaltature, ma le asfaltature quelle sono le nostre, quelle che dovevano essere fatte già nel 2014, che loro hanno sospeso, le hanno finite, le stanno finendo nel 2015, ma nel 2015 le loro asfaltature quali sono? Ce n'è una? Previste per il 2016, sentivi i giorni scorsi il sindaco dire sì, faremo quelle di Rosciano, sentivo parlare eccetera. Sono sul piano degli investimenti triennali, ma un conto è essere sul piano degli investimenti triennali, un conto è poi farle o poterli spendere, anche perché se, come ho sentito il sindaco dire, se le vuol fare addirittura prima della primavera prossima, se vuol farle prima della primavera prossima è già in ritardo, perché l'appalto deve essere già fatto, l'appalto si fa adesso, poi tra quando si fa l'appalto e quanto si inizia lo asfaltatore passano tendenzialmente 6 mesi. Allora, se si vogliono fare a maggio, bisogna fare l'appalto entro settembre. Se l'appalto non lo fanno entro settembre, non fanno neanche un'asfaltatura prima della prossima estate. Quindi io li sfido su questo, sono in attesa, fiducioso di alcune asfaltature. Due strade, in realtà, o le hanno già fatte, o le faranno, forse le hanno già fatte, perché nel frattempo le sono arrivati 270.000 euro dalla regione, fuori dal patto di stabilità, che sono i danni che noi avevamo chiesto per la... C'era stata un'alluvione, una mareggiata, non mi ricordo, nel 2013 o 2012, dopo il Nevone, c'era stata una mareggiata, forse quando c'era stato anche quei morti a Senigallia, quella volta lì, temo, mi pare, c'era stata un'alluvione. Allora la Regione Marche ha concesso un po' a tutti i comuni delle Marche una parte di soldi che a suo tempo si erano richiesti. In quel caso al comune di Fano sono arrivati 270.000 euro, che ha deciso di spendere in asfaltature e ha messo in asfaltatura, se non sbaglio, una strada che dovrebbe essere San Biagio, Gimarra Alta, la zona di là, e una Cucurano, diciamo, dal vecchio consorzio fino a Salire, che credo che l'abbiano fatta. Ecco, quelle sono le loro due asfaltature, ma anche quelle vengono da soldi che avevamo a suo tempo chiesto noi, che la Regione ha dato quest'anno. Quindi da parte loro neanche un centesimo ancora per le asfaltature. Ecco perché ci sono le buche.
domani ci sarà la consueta conferenza stampa del sindaco Seri, per cui cerchiamo di avere delle risposte anche da lui. Rimaniamo sempre nel quartiere di Rosciano per quanto riguarda le segnalazioni. Cosa dice a riguardo del cimitero di Rosciano, visto che questa amministrazione rimbalza la palla all'amministrazione precedente? Mio padre aspetta una degna sepoltura vicino ai suoi genitori. Allora, io adesso chi scrive questa cosa non so, anche perché poi lì ci sono dei regolamenti di polizia mortuaria che si possono spostare o non spostare le salme, mettere insieme o non mettere insieme. Adesso non entro in quello perché non lo conosco bene, tantomeno conosco il problema che è stato posto qui in questo momento da questa persona. Il punto qual è? Ci sono in tutti i cimiteri cittadini, quello centrale, proprio esauriti da tempo, problemi anche in quello dell'Ulivo, sempre più evidenti, e anche molto evidente in queste ore con tutti questi lavori in corso, mi pare che stanno mettendo proprio a repentaglio anche la funzionabilità, diciamo, di quell'area, anche per le persone che vanno a trovare i loro cari lì, lì tumulati. In quello di Caminati, in quello di Rocco Sambaccio, eccetera, sono finiti già i loculi, in quello di San Cesario da tempo. In quello di Bellocchi i loculi erano già finiti anche quelli da tempo, se non che noi ne abbiamo fatti di nuovo. Poi, vedi, anche qui col senno del poi ci siamo accorti che sono un po' troppo alti e scomodi in parte, ad esempio lì potevamo fare meglio, però almeno li abbiamo fatti. Quindi nel cimitero di Bellocchi noi i loculi li abbiamo, diciamo così, creati, e ancora ce ne sono, anche se a poco poco se vanno anche questi ad esaurimento, ai noi, come la vita diciamo ci porta a fare. Non mi pare anche in questo caso, ma non lo so, chiedetelo all'attuale sindaco, che ci siano iniziative o investimenti in questo senso. Non mi pare che ci siano investimenti previsti per nuovi loculi da qui perlomeno a quest'anno, non so poi i prossimi anni. Dunque, leggiamo un altro messaggio e poi vi facciamo vedere le altre interviste. Signor Guzzi, si ritiene in parte responsabile della situazione ospedaliera della sua città? Lei ha governato per 10 anni, al termine dei quali la condizione della sanità cittadina è risultata disastrosa. Forse non ha vigilato e lottato abbastanza per difenderla? Sì, mi sento responsabile. Mi sento responsabile, adesso dirò anche perché, anche se voglio subito ribadire che i comuni poco, per non dire nulla, c'entrano con le attività sanitarie che dipendono esclusivamente dalla regione, e tendenzialmente i comuni non sono neanche mai interpellati, non dico il comune di Fano, parlo dei comuni in generale, non sono neanche mai interpellati. Prima, fino a un po' di anni fa, quando si nominavano i dirigenti delle ASUR o del nostro ospedale unico, eccetera, venivamo consultati come sindaci. Ma consultati, non è che noi potevamo decidere, però almeno ci chiamavano, ci mettevano intorno al tavolo, veniva l'assessore regionale, si diceva: oh, io pensavo di fare Marco Ferri, dirigente dell'ASUR, tu cosa dici? E io potevo dire sì, è bravo, lo conosco, oppure no. Poi magari potevano fare come gli pare comunque. Ecco, oggi non fanno più neanche questo, cioè non hanno proprio più previsto neanche la consultazione dei sindaci sulle attività ospedaliere. È chiaro che un sindaco può fare un'attività di vigilanza, di denuncia, di richiesta, di forzatura, questo sì. Allora, perché l'ospedale di Fano a poco poco sta facendo questa fine? Io ho detto mi sento responsabile, come è giusto che io sia, perché un sindaco è un sindaco e in qualche modo responsabilità ce l'ha, anche se non diretta. Si è sempre fatto un discorso da parte della Regione Marche, da 10 anni a questa parte, dicendo: per l'area di Pesaro, cioè Marche Nord, noi vogliamo fare una nuova struttura ospedaliera e la faremo da qualche parte della provincia di Pesaro. Allora noi, io come sindaco a suo tempo, quando c'era Ricci, presidente della provincia, attuale sindaco di Pesaro, e Ceriscioli, attuale presidente della Regione Marche, sindaco di Pesaro, ci vedevamo e abbiamo detto: ok, se la Regione Marche vuol fare un nuovo ospedale in questa provincia, non ci mettiamo a litigare, lo voglio a Fano, lo voglio a Pesaro, lo voglio a Urbino, lo voglio a Monbaroccio. Decidiamo, diciamo, una strada che ci porti verso quella nuova struttura, anche perché se io, sindaco di Fano, io così ho ragionato, poi per questo dico mi sento responsabile, ho sbagliato, non lo so, se io mi mettevo di traverso dicevo: no, io non lo voglio il nuovo ospedale, era matematico che l'avrebbero fatto a Pesaro, perché dice: Fano non lo vuole, noi lo vogliamo fare, lo facciamo a Pesaro. Allora, la mia pacatezza, il mio buon senso mi ha portato a ragionare insieme a loro dicendo: troviamo un'area che sia un po' mediana rispetto alle due città, si parlava di forse 6 ore, e lavoriamo per fare questo ospedale nuovo. Nel frattempo Fano e Pesaro non possono continuare a essere due ospedali così come sono. Se tra 5 anni, perché quelli erano i tempi che sembrava dovessero essere a suo tempo, qua 5-6 anni fa, se tra 5 anni c'è un nuovo ospedale, allora se va in pensione un primario a Fano, non ne facciamo un altro. Se va in pensione un primario a Pesaro, non ne facciamo un altro. Integriamo le due strutture, anche perché se poi tra 4 anni devono andare tutti nello stesso ospedale, non ci sono più due reparti, ma diventano uno,
che fanno i due primari? Fanno il duello per capire chi guida la struttura. Quindi, come dire, iniziamo una integrazione, quindi manteniamo Fano, manteniamo peso, ma cominciamo a farli lavorare insieme in attesa di andare in un ospedale. Qual è stato il problema? Qual è anzi il problema? La incapacità della Regione Marche di farlo questo nuovo ospedale. Alla fine non lo fanno, non lo hanno fatto e non lo faranno, non hanno una lira, non ce la fanno. E conseguentemente questo processo di integrazione è rimasto monco. A questo punto è andato in declino Fano, ma credetemi, è andato in declino anche Pesaro, perché a poco chi si svuotava Pesaro, a poco chi si svuotava Fano, nessuno lo compensava in attesa di questa nuova struttura. La nuova struttura non c'è, a questo punto bisogna che cambi la strategia. Quindi io chiedo anche al sindaco di Fano di forzare su un'altra strategia. Allora, si è fatto Marche Nord, ok, un direttore è solo uno, mi sta bene, l'organizzazione è una, meglio, perché almeno non ci sono sperperi. Però se Fano è e rimarrà, quindi deve rimanere un ospedale, non possiamo rimanere un ospedale senza medici, senza personale, senza primari, ma occorre investirci risorse. Allora, ok ospedale Nord, ok una sola direzione, ma un ospedale che funziona a Fano e un ospedale che funziona a Pesaro. Ma già vedi, ci cominciano a ripensare, adesso sentivo l'attuale sindaco di Pesaro e l'attuale presidente della regione Marche dire che vogliono fare il nuovo ospedale a Muraglia. Quindi va a finire che Fano, se non batti i pugni sul tavolo, rimane fregato anche su questo. Benissimo. Vediamo allora le altre interviste. Per noi è meglio Seri in questo momento. Ha trovato delle differenze oppure delle migliorie che ha portato Seri? Ci sono anche qualche differenza, ma però loro hanno incominciato da zero. E allora qui gli altri hanno fatto 10 anni e Belocchi non hanno fatto niente. La viabilità della prima strada, che il sindaco Aguzzi aveva promesso che il primo lavoro era quello lì, e ancora si trova in queste condizioni. Aguzzi! Io non sono di qua veramente, quindi non posso dire niente. Io sono di passaggio. Dunque, a me l'uscita del sindaco Aguzzi non mi è piaciuta per niente, gli ultimi atti che ha fatto, proprio per niente. Seri bisognerebbe che si muovesse un po' di più, mi sembra. Aguzzi, in un vuoto culturale che corrispondeva alla premiership di Berlusconi, ha fatto scelte senza nessun fondamento. E Seri è ancora alla prova, dobbiamo vedere che farà. Soprattutto anche perché adesso c'è in gioco la questione dell'ospedale unico. Probabilmente vincerà Pesaro, perché tanto è più forte. E poi perché Ciriscioli, il governatore delle Marche, è di Pesaro. Però è importante che giochi bene il suo ruolo. No, sindaco Seri va bene. Sì. Quali differenze ha trovato? No. Ci sono delle cose che sono state migliorate in questo anno? Ma secondo me devono comunicare un po' di più, cioè quello che hanno fatto lo devono comunicare meglio e un po' di più. Ecco. Meglio il sindaco Seri o il sindaco Aguzzi? Preferisce non esprimersi lei? Ma che fate? Sì, c'era anche il Mimo, abbiamo chiesto un parere anche lui. L'intervista anche al Mimo. Anche lui questa volta, sì. Dunque, c'è stata qualche signora anche che con proprio decisione ha detto Aguzzi. D'altra parte, insomma, c'è qualcuno che vuole dare anche dei consigli, pareri. Non ci può essere mai un parere unanime, non sarebbe neanche giusto. Assolutamente. E tendenzialmente le persone sono portate così a dare un giudizio spesso anche a pelle, nel senso che senza neanche approfondire più di tanto quel che si è fatto, quel che non si è fatto, quindi lo dico sia per chi è a favore mio che sia per chi non è a favore mio. Non tutte, ma diverse di quelle persone che hanno parlato, so anche il motivo perché dicono o una cosa o un'altra. Ovviamente non starò qui ad approfondire una cosa che non mi appartiene, nel senso che sono loro opinioni legittime, però le conosco tutti quanti uno per uno, so anche il perché dicono sì o perché dicono no. Entrambi con buone ragioni, conseguentemente io prendo atto di una situazione, anzi mi fa anche piacere sentire tanti pareri positivi nonostante le grandissime difficoltà che io ho trovato soprattutto negli ultimi anni della mia amministrazione. C'è una cosa però in particolare, vedi? Sì. Secondo me c'è questo vizio di fondo, nel senso che gli ultimi anni della mia amministrazione c'è stata la fortissima crisi economica, il patto di stabilità incalzante
e, l'ho già detto prima, una litigiosità forte all'interno della mia maggioranza, quindi una grande difficoltà di operare. Non siamo riusciti a fare grandi cose. Conseguentemente la gente a Fano, io dico giustamente, non ci paragonava alle difficoltà che avevamo di fronte a tutte le altre città, perché le stesse difficoltà ce l'hanno tutte le altre città, ma ci paragonava gli ultimi anni ai nostri primi cinque. Come dire, i primi cinque anni Aguzzi ha fatto tanto, negli ultimi tre ha fatto molto meno, quindi non va bene. C'era un confronto. Cioè, se invece avessero fatto il confronto gli ultimi tre di Aguzzi con gli ultimi tre di tutte le città italiane, si vedeva che più o meno era la stessa cosa. Allora oggi che succede? Arriva un nuovo sindaco, non è Aguzzi, è una nuova amministrazione, come diceva la signora di prima, le buche c'erano prima, però ci sono anche adesso, alcune incurie c'erano prima, però ci sono anche adesso, i soldi non c'erano prima, i soldi non ci sono adesso. E allora si è un po' ripristinata, diciamo, una realtà di fondo. Le difficoltà ci sono per tutti. I fondaggi sono per tutti. È chiaro che qualche volta un sindaco deve avere anche determinate caratteristiche che non voglio qui esprimere con volgarità, ma determinate caratteristiche per poter a volte dare un pugno sul tavolo e anche decidere su alcune cose da portare avanti. Parliamo sempre di decisioni. Per quanto riguarda il settimo assessore, in cui insomma si sta pensando ormai da diverso tempo, la sua giunta d'altronde era composta da 10 assessori, per cui ancora ci siamo, non c'è lo scandalo a confronto. Allora, io non parlo di scandalo né di altro, io dico solo che quando io ero sindaco la legge permetteva 10 assessori e fino a 12, ecco, e noi l'abbiamo mantenuta a 10, Pesaro ad esempio ne aveva 11, l'attuale legge parla di 6, massimo 6 assessori, infatti Pesaro ne ha 6, Fano ne ha 6, Senigallia ne ha 6, Ancona ne ha 6. La legge poi consente, solo in casi eccezionali di difficoltà, tipo protezioni civili o quant'altro, eventi particolari, eccetera, la possibilità di arrivare a 7. Io le condizioni di arrivare a 7 non le vedo in questo momento in questa città, perché non mi pare che ci siano catastrofi o cose di questo genere. Quindi credo che se la giunta seria aprirà a 7 vuol dire che ha delle situazioni interne, soprattutto delle grandi forzature del partito che di fatto governa tutto, che è il PD, di dover accontentare qualcuno. Allora io credo che in questo momento Seri non deve assolutamente consentire al PD di accaparrarsi il settimo assessore, perché è solo un gioco di potere. Quando parliamo sempre che i soldi non ci sono per le buche, non ci sono per i servizi sociali, non ci sono per la sanità, e poi noi andiamo a spendere 40.000 euro in più per un nuovo assessore. Ecco, io credo che sia una cosa assolutamente da non portare avanti, e se la portassero avanti in questo particolare contesto storico dovrebbero vergognarsi di farlo. E invece sulla redistribuzione delle deleghe, secondo lei in questo momento è importante? La distribuzione delle deleghe, quelle deleghe le conferisce il sindaco, anzi dopo un anno e un po' che serve. Il sindaco governa, non dico che serve, dico che un sindaco magari può anche rendersi conto di aver dato delle competenze a un determinato assessore e altre ad un altro determinato assessore, magari capisce che forse è meglio che quello fa una cosa e quello ne fa un'altra, ci può stare, cioè dopo un anno di rodaggio una rivisitazione di deleghe ci può stare, ma si può stare anche un cambio di assessorati, io su questo non voglio minimamente dire nulla, è il sindaco che sceglie queste cose. Dico che oggi sarebbe sbagliato, sbagliatissimo, aprire ad un ulteriore assessore, oltretutto facendo una grossa forzatura sulla legge che non lo prevede, solo per accontentare degli appetiti interni di partito di qualcuno che evidentemente invece di andare a lavorare vuol fare l'assessore. Rileggo un altro messaggio. Quando era sindaco non è riuscito nella fusione dell'ASET, la nuova giunta ha azzerato tutto per poi ripartire da zero a seguire la stessa strada. Che fine farà la nostra municipalizzata? Secondo lei c'è sempre questo progetto segreto del PD della fusione con Marche Multiservizieri? Allora, intanto io non è vero che non sono riuscito a fare la fusione, a me non mi hanno fatto la fusione, fare la fusione è diverso, perché vi dico subito, intanto l'ASET l'ho creata io nel 97, quindi è una mia creatura, l'ho fatta nascere, l'ho fatta crescere, l'ho ripresa nel 2004, l'ho portata avanti, l'ho sempre mantenuta pubblica, perché è giusto che sia pubblica di questa città, che dia buoni servizi a questa città e anche occupazione a persone di questo territorio, così come sta facendo. Conseguentemente va bene che l'ASET rimanga così com'è. Per rafforzarla avevamo pensato a questa fusione, però fino alla, adesso le date a me sfuggono, dico l'anno perché dovrei più o meno prenderci, ma potrei sbagliare anche un anno, nel 2013, fino al 2013 c'era una legge nazionale che impediva la fusione, nel senso che indicava ai comuni proprietari di aziende pubbliche al 100% di privatizzarne almeno il 40%. Quindi noi fino a un certo punto del 2013
non potevamo lavorare per la fusione delle due aziende, ma anzi stavamo preparando un piano, diciamo così, di dismissione del 40% di quote di Aset, cioè ai noi, anche non volendo, eravamo costretti a vendere il 40% di Aset al privato. Quindi mantenevamo la maggioranza pubblica ma vendevamo il 40%, quindi non c'era la fusione, ma c'era un'altra iniziativa. A un certo punto, dopo il referendum sull'acqua pubblica, mi pare, la legge non prevedeva più questo obbligo, cioè diceva che le aziende potevano rimanere anche così com'erano. In quel momento, era l'ultimo anno di mia amministrazione, noi abbiamo subito deciso di dire, per carità, non vendiamo più il 40% così come avevamo predisposto gli atti, ma anzi, potendo mantenere pubblica l'intera azienda, pensiamo a mettere insieme Aset SpA e Aset Holding per creare tutte quelle positività che sono nelle cose, risparmio complessivo, funzionalità e quant'altro, e anche rafforzamento di questa azienda. Arrivammo proprio a fine del 2013, cioè gli ultimi mesi della mia amministrazione, tant'è che noi in Consiglio Comunale, i primi mesi del 2014, cioè gli ultimi mesi della mia amministrazione, votammo la fusione delle nuove aziende. Incaricammo un tecnico e i tecnici dell'azienda di redigere un piano industriale che venne approvato in Consiglio Comunale. Lo dovevano approvare anche le due aziende. L'Aset SpA lo ha approvato, l'Aset Holding non lo ha approvato. Cioè l'allora presidente, che non rispondeva a me, più a me, che era poi della Tuafano inizialmente, non rispondeva più a me come sindaco che lo avevo nominato, ma rispondeva ormai al centrosinistra al quale era legato ed è tuttora legato, che ha lavorato quindi a favore del centro-sinistra contro quella fusione, perché il centro-sinistra non voleva che io facessi la fusione. E vi ricorderete proprio le ultime settimane del mio mandato, eravamo già in campagna elettorale, quante cagnare, nel vero senso della parola, io feci con l'allora presidente di Aset Holding perché votasse l'approvazione del piano industriale e si potesse andare alla fusione delle due aziende. Appunto per questo dico non me l'hanno fatto fare, cioè non lo ha votato. Non è che io potevo sparargli, non lo ha votato e conseguentemente l'atto non è andato avanti. Si è arrivata la nuova amministrazione ha detto che è a favore della fusione dell'Aset e si è insediata a giugno 2014, hanno detto che avrebbero fatto la fusione dal primo dell'anno, di quest'anno. Il primo dell'anno hanno detto che l'avrebbero fatto dal primo di luglio. Il primo di luglio adesso stanno dando gli incarichi per farla dal primo dell'anno. Io temo che nel frattempo, sentendo anche Renzi che dice continuamente che vuole stringere un po' sulle aziende pubbliche e privatizzarle in parte, io temo che prima o poi esce una normativa che magari mette l'obbligo di aziende provinciali e l'Aset verrebbe letteralmente mangiata da Marche Multiservizi ERA, togliendo tutti quei benefici che oggi porta anche all'amministrazione comunale in soldoni, perché gli dà dei gran soldi di utile alla fine dell'anno, ma anche di positività di servizi sul territorio. Sarebbe un'aberrazione per questa città, ma temo che questa amministrazione a questo ci sta portando, spero tanto di no. Invece a proposito di Renzi, visto che lo ha citato, martedì scorso è venuto qua a Pesaro, ha parlato anche di possibili tagli delle tasse, invece di fuori cortei di persone che lo contestavano, quindi sta avendo anche diverse, sempre più contestazioni forse. Lei rimane sempre dell'idea che Berlusconi avrebbe fatto meglio di Renzi? Io non rimango dell'idea di niente, perché io non sono, l'ho detto prima, ma non ho mai appartenuto al partito di Berlusconi, e anche se sono stato alleato e tuttora collaboro con i partiti di centrodestra di questa città, e quindi non so cosa avrebbe fatto Berlusconi. Io dico solo una cosa, che quando Berlusconi ha eliminato l'IMU sulla prima casa, tutti ne abbiamo beneficiato, chi è che ha la prima casa come me, e il centro-sinistra gli ha detto tutti i colori, che sbagliava, che avrebbe mandato a ramengo l'Italia, tutto quanto. Poi è arrivato Monti, che ovviamente ci ha massacrati, quello è stato veramente deleterio il governo Monti. Io ho sempre detto, questo sarà il peggior governo che l'Italia potrà ricordare, parlando di Monti, però non avevo fatto i conti con Renzi. Io non potevo immaginare che Renzi diventasse Presidente del Consiglio e temo che al peggio non ci sia confine, perché davvero, dal mio punto di vista, ma non politico, di persona, non politico, io credo che Renzi non sia all'altezza di fare il Presidente del Consiglio e stia mettendo seriamente a repentaglio la credibilità dell'Italia in tutto il mondo. E anche questa storia delle tasse, allora, se Berlusconi ha fatto male a togliere l'IMU, non vedo perché Renzi la vuol togliere, allora o ha fatto bene Berlusconi oppure sbaglia Renzi, una delle due, si mettono d'accordo la sinistra e il loro interno. Però detto questo, queste continue promesse di Renzi, pur nelle grandi difficoltà che tutti viviamo, che non possiamo sottovalutare, i soldi non ci sono, i tagli incredibili alla sanità, ai comuni, al sociale, non c'è più soldi da fare niente, lui parla di taglio di tasse, io dico magari, a me invece mi fa tanto
di sentire odori di elezioni. Cioè Renzi capisce che il suo governo non arriverà al 2018, ma si voterà prima, 2016-2017, ha bisogno di rifarsi un po' di forza, e allora cosa meglio che promettere il taglio di un po' di tasse e poi arrivare alle elezioni magari facendolo proprio un mese prima, tanto poi l'eventuale disastro si lascia a quelli che vengono dopo? Ecco, io la vedo più così, però è una mia opinione personale, non di partito, ma personale. Ecco, con queste opinioni chiudiamo qui questo nostro appuntamento. Grazie Stefano Guzzi per essere stato con noi. Grazie. Speriamo a di poterla rivedere al più presto. A me ha fatto molto piacere, ma soprattutto spero che possa essere stato utile al dibattito complessivo politico-amministrativo in questa città, al quale io voglio dare, da persona, da consigliere comunale, un contributo positivo indipendentemente da chi governa. Grazie ancora a Stefano Guzzi. Vi ricordo che la prossima settimana sarà invece nei nostri studi il sindaco di Fano Massimo Seri per il consueto appuntamento con Primo Cittadino, che adesso sarà ogni 15 giorni più o meno, non più ogni mese. Fra poco invece trasmetteremo, grande richiesta, una puntata speciale di Viaggio nella nostra memoria dedicata all'Alma Juventus Fano, che riguarda la stagione 1980-1981. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata con i programmi di Fano TV.